Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. In questo tutorial andremo a realizzare questo riscaldacollo con il punto puff. L'ho realizzato con il colore blu, quindi con una lana blu, e poi come bordo, sia all'inizio che alla fine del lavoro, sono andata a fare un giro di punto basso con il filato, il filato tre sfere, della tre sfere. Quindi in tutto occorrono 60 grammi di filato e l'uncinetto 4,5. Eccolo qua. Quindi detto questo, possiamo passare al tutorial. Per avviare questo lavoro dobbiamo fare un numero pari di catenelle. Io ho avviato 80 catenelle, che sono la circonferenza della mia testa. Quindi avvio un numero pari di catenelle. Una volta che avremo avviato le nostre catenelle, che devono essere, vi ricordo che devono essere sempre pari, entriamo nella prima maglia e ci chiudiamo con una maglia bassissima. In questo modo andiamo a lavorare in cerchio. Quindi avviamo il lavoro facendo 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta. Entro nella maglia successiva e lavoro la seconda maglia alta. Nella maglia successiva lavoro la terza, in quella successiva lavoro la quarta, quindi termino tutto il giro a maglia alta. Una volta terminato tutta la riga a maglia alta, entriamo nella terza catenella e ci chiudiamo con una maglia bassissima. Arrivato a questo punto, andiamo a lavorare il punto puff. Quindi avviamo il lavoro facendo 3 catenelle, che sono la nostra prima maglia alta. La maglia successiva la salto, quindi entro subito in quella dopo e vado a lavorare un punto puff di 4 maglie alte. Una volta che avremo lavorato tutte le 4 maglie alte sull'uncinetto, ripeschiamo il filo e chiudiamo tutto con una maglia bassissima. Una volta fatto questo, facciamo 2 catenelle che sono di separazione e nello stesso punto rientriamo e andiamo a lavorare altre le 4 maglie alte tutte sull'uncinetto, le mettiamo in questo modo e poi chiudiamo. Poi saltiamo la maglia successiva, entro in quella prossima e lavoro una maglia alta. Salto di nuovo la maglia successiva, entro nella prossima e vado a lavorare di nuovo il punto puff di 4 maglie alte, quindi 3 e 4. Fatto questo, pesco il filo sull'uncinetto e chiudo tutto con una maglia. Faccio 2 catenelle che sono di separazione, ripesco il filo sull'uncinetto e vado a lavorare di nuovo il punto puff nello stesso punto. Quindi vi ricordo che dobbiamo lavorare le 4 maglie alte. Una volta fatto questo, chiudo tutto con un punto. Ecco qua. Risalto il punto successivo. Entro nel prossimo e lavoro una maglia alta. Questo sarà il giro da ripetere. Quindi salto il punto successivo, vado nel prossimo e lì lavoro un punto puff di 4 maglie alte. Ecco qua, 2 catenelle che sono di separazione e entro di nuovo nello stesso punto e lì lavoro di nuovo un punto puff di 4 maglie alte e poi chiudo tutto. Salto una maglia di base, nella successiva lavoro una maglia alta. Questo lo ripetiamo per tutta la riga. Quindi salto di nuovo la maglia successiva e nella prossima lavoro il punto puff di 4 maglie alte, quindi sono 3 e 4, poi 2 catenelle di separazione e nello stesso punto rientro e lavoro di nuovo un punto puff di 4 maglie alte, poi chiudo tutto. Salto una maglia di base e nella successiva lavoro una maglia alta. Quindi terminiamo questo giro in questo modo. Una volta che avremo terminato tutto il giro, ci chiudiamo nella terza catenella con un punto bassissimo. Incominciamo il prossimo giro lavorando 3 catenelle, che sono la nostra prima maglia alta. Ora andiamo a lavorare il punto puff qui nello spazio di 2 catenelle. Quindi entro in questo spazio qui di 2 catenelle,
entro lì lavoro il punto puff di 4 maglie alte. Una volta fatto questo, chiudo, rifaccio 2 catenelle e lavoro di nuovo 1, 2, 3 e 4 maglie alte e chiudo. Sulla maglia alta lavoriamo la maglia alta. Nello spazio invece di 2 catenelle qui al centro dei 2 punti puff andiamo a lavorare di nuovo i punti puff, quindi 1, 2, 3 e 4 e chiudo tutto con un punto. Di nuovo 2 catenelle che sono di separazione, nello stesso punto rientro e lavoro di nuovo il punto puff di 4 maglie alte. Una volta fatto questo andiamo a lavorare la maglia alta sulla maglia alta. Ecco qua. In questo modo lavoriamo tutti i prossimi giri. Quindi nello spazio di punti puff di 2 catenelle ripetiamo, diciamo facciamo il punto puff, 2 catenelle, il punto puff. Sulla maglia alta lavoriamo la maglia alta. Questo è il giro sempre da ripetere, quindi ve lo faccio vedere un attimo sulla lavorazione. Vedete, io in totale ho fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 giri a punto puff. Ecco qua per farvi vedere. Vedete, sui punti puff andremo a lavorare sempre i punti puff, quindi il ventaglietto di 2 punti puff con la separazione di 2 catenelle. Sulla maglia alta lavoreremo sempre la maglia alta. Una volta che poi avremo terminato tutto il giro, tutti i prossimi giri, vi ripeto, in totale ne ho fatti 10, cosa facciamo? Andiamo a riprendere di nuovo la lavorazione come abbiamo fatto all'inizio, cioè andiamo a lavorare tutto il giro a punto alto. Quindi cosa facciamo? Vi faccio vedere un attimo. Diciamo su questa lavorazione. Allora, noi inizieremo il giro con 3 catenelle, come sempre. Quindi, un attimo. Ok. Allora, lavoreremo il giro facendo sempre 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta. Poi, nello spazio qui, andiamo a lavorare un punto alto qui nello spazio di 2 catenelle, qui proprio al centro andiamo a lavorare il punto alto. Qui sulla maglia alta lavoreremo una maglia alta. Qua entreremo nel prossimo punto e lavoreremo una maglia alta, perché noi all'inizio abbiamo lavorato tutte le maglie. Ok, abbiamo lavorato tutte le maglie, però quando poi siamo andati a fare il secondo giro, cioè il punto che andremo a fare per tutta la lavorazione, noi comunque abbiamo saltato delle maglie di base e quindi noi facendo questo giro di maglie alte le dobbiamo riprendere tutte. Quindi lavoreremo le maglie alte dove mancano. Quindi qui vedete, abbiamo, nel giro precedente abbiamo saltato una maglia, vedete? Quindi io qua ho lavorato una maglia. Sul punto puff non lavoro niente, entro direttamente nello spazio di 2 catenelle e lì lavoro una maglia alta. Salto questo punto puff, lavoro una maglia alta sulla maglia alta. Vado qui nel prossimo spazio e lavoro una maglia alta. Salto il punto puff, entro qui al centro delle 2 catenelle e lavoro una maglia alta. Nel prossimo punto alto lavoro una maglia alta e nel prossimo punto lavoro una maglia alta. Ci ritroviamo di nuovo sui punti puff, quindi sul punto puff non andiamo a lavorare niente, entriamo direttamente nello spazio di 2 catenelle e lì lavoriamo una maglia alta. Lavoriamo una maglia alta sulla maglia alta, lavoriamo un'altra maglia alta successiva. Quindi subito dopo, vedete, lavoriamo una maglia qui e una maglia qui. Saltiamo il punto puff e nello spazio di 2 catenelle lavoriamo una maglia alta. Questo lo facciamo per tutto il giro. Alla fine ci ritroveremo con le maglie, che avevamo all'inizio. Quindi
Avevo 80 catenelle, 80 catenelle, sì, 80 catenelle, quindi sopra 80 maglie alte, scusatemi, quindi sopra mi ritrovo di nuovo con 80 maglie alte. Poi alla fine sono andata a fare un giro di punto basso, tutto intorno, vedete, tutto sulla circonferenza, vedete, sopra e anche sotto nella lavorazione. E questo è il risultato una volta che avremo terminato. Eccolo qua. Questo sarà il risultato. Ecco qui. E niente ragazze, il tutorial finisce qui. Io spero che vi sia piaciuto. Se è così vi ricordo di lasciare un bel pollice in su, di iscrivervi al mio canale attivando la campanellina e noi ci vediamo nel prossimo tutorial. Ciao!